La Croce Verde Torino, nella sua sezione di Cirie, è da sempre attenta ai bisogni del territorio. Già 3 anni fa venne fatta una prima parte del progetto inserendo 7 defibrillatori in giro per la città per poter iniziare questo progetto per una città cardiologicamente protetta e coperta. E adesso nella prosecuzione, insieme ad altre associazioni del territorio e insieme al comune di Cirie, vorremmo portare avanti questa cosa con l'inserimento di questa nuova apparecchiatura. È un progetto ambizioso, ma è un progetto che pone le sue basi nella collaborazione fra associazioni, nella collaborazione con l'ente pubblico locale e sicuramente col territorio. Il territorio deve essere poi abituato a non spaventarsi, ma a pensare che questa può essere una grande opportunità. Un piacere essere qui oggi davanti peraltro a un monumento non solo bello per Cirie ma bello per tutto un territorio, davanti alla nostra bellissima chiesa di San Martino, ed è un piacere essere qui oggi. Io porto insieme all'assessore Andrea Sala, porto il saluto di tutta l'amministrazione comunale, qui rappresentata anche da diversi consiglieri comunali che ringrazio per essere qui. Ringrazio tutti i giornalisti che ci hanno fatto piacere di essere qui e dicevo è un momento particolarmente importante e significativo perché questo è un ulteriore strumento di defibrillazione che noi installiamo a Cirie. Questo è il 12° punto che noi installiamo non solo nel centro città ma anche in diverse tante altre parti della città, frazioni eccetera, ma è importante perché nasce dalla collaborazione sempre proficua e che va avanti da tanti anni con Fidas, che ha voluto donare questo defibrillatore alla città di Cirie, e quindi insieme all'assessore hanno voluto individuare proprio questa piazza che è proprio un po' il simbolo anche della nostra città, e poi Croce Verde sezione di Cirie. Oggi abbiamo il piacere di avere qui la rappresentanza sia degli stendardi ma anche di tante parti del direttivo, e ringrazio il presidente di Croce Verde Torino che è qui con noi oggi. Progetto che in realtà nasce nell'anno 2020, anno ahimè che rimarrà nella memoria di tutti quanti, anno in cui subentra il Covid, una pandemia che ci trasciniamo ancora tutt'oggi. Siamo partiti con la prima operazione di protezione, diciamo, dei nostri istituti scolastici, andando a coprire tutti gli istituti che non erano già dotati di un defibrillatore e aggiornando eventualmente quelli già installati. La seconda fase del progetto ha voluto invece andare a posizionare appunto in luoghi strategici della città, cercando di dare maggior copertura, ma non solo al centro cittadino, come diceva il sindaco, anche alle zone frazionali, di questi dispositivi.